Grazie. Beh, con tutti questi spunti è davvero ora difficile ricentrare il punto e per quello che mi è possibile vorrei farlo un pochino in continuità, quindi non soffermarmi solo sugli aspetti per i quali diciamo, è atteso il mio intervento, ma cercare di legarmi a quello che voi tutti avete detto, che mi ha colpito, quindi proverò a partire da alcuni spunti di cui ho preso nota. Allora, un primo livello che credo da psicologa dell'età evolutiva è un aspetto cruciale è che cosa per dei bambini può essere inascoltabile, no? Perché il tema è, prima è stato detto, la morte, il tabù della morte nell'infanzia, ma accanto al tema della morte, accanto agli aspetti che avete citato, c'è anche l'aspetto, diciamo, il dark side, questo aspetto oscuro con il quale i bambini entrano in contatto quando noi iniziamo a condividere con loro, la barbarie che, può essere, non può essere, è rappresentata da quello che è successo, no? Cioè, come accedere a questo, come riuscire a contemplare questo da piccoli e come poter stare con tutto questo senza essere traumatizzati, sì, colpiti, ma la preoccupazione è quella di non traumatizzare, perché non ci serve traumatizzare i bambini, non è quello che voi vi avete intenzione di fare quando fate i vostri incontri, no? Noi vogliamo sollecitarli. E il tema di riuscire a condividere e quindi occuparci di come sollecitare in loro certi aspetti di consapevolezza, di maggiore comprensione, ha a che fare moltissimo con la presenza che gli adulti significativi, gli insegnanti, i genitori, la famiglia più allargata e poi voi quando intervenite e siete chiamati ad intervenire, potete assicurare ai bambini che quale presenza noi adulti, avendo noi stessi fatto i conti con tutto questo, perché chiaramente c'è una prossimità da parte degli adulti diversa rispetto al tema, però tutti noi in realtà ci siamo confrontati con tutto quello che è successo e tutto quello che succede, ahimè, non solo quello che è successo. E quindi come stare con i bambini e con quali parole possiamo stare con loro su certi temi è davvero fondamentale rispetto a quello che poi possiamo suscitare e possiamo con un'intenzione davvero educativa, cioè come dire, non è uno spontaneismo, non è un'estemporaneità, ma è proprio perché è complicato, è proprio perché è importante rendere la complessità, è importante capire come starci. E mi sembra davvero importante sul come starci, riprendere quello che aveva detto la Tagliacozzo prima rispetto a non cogliere queste opportunità come dei momenti flash che sono completamente in discontinuità con una serie di cose che poi accadono nelle classi o nelle scuole o che non vengono assolutamente ripresi. Cioè, ben venga sicuramente l'incontro con autori significativi e con persone che possono sollecitare un maggiore livello di coscienza, ma io credo che se tutto questo è svincolato da un serio
intenzionale, sottolineo intenzionale, discorso sulla cittadinanza, su una serie di temi che fanno parte in realtà della didattica, forse non resta sicuramente un segno, perché è sicuramente qualcosa che resta, ma andrebbe seriamente capito come inserirlo e come fare un lavoro anche più prolungato con quegli adulti che poi rimarranno con quei bambini, cioè, nel senso che trovo che molto spesso anche gli adulti che sono con i bambini e che vi ricevono nelle scuole non sono sufficientemente dentro a certi temi, ne ignorano, ecco. E invece io credo che un modo assolutamente più sì, mi viene da dire più serio, per accogliere dei contributi, sia invece poterlo prima prendere come qualcosa che gli adulti devono includere nella loro coscienza più profonda e poi partecipare con i bambini e con i ragazzi più grandi, perché secondo me questo passaggio di mediazione che spesso manca e che non è, non possiamo dare per scontato, perché per molti è davvero qualcosa che è ignorato, nel vero senso della parola, è secondo me invece fondamentale, perché spesso rispetto al fatto che i bambini vengano colpiti, tanto più profondo è il segno che lasciano certi incontri, tanto più tempo ci vuole per metabolizzare, interpretare, comprendere, ridiscutere, provare da quel momento a fare dei collegamenti rispetto alla propria vita e a quello che poi diceva prima anche la Vagnozzi, come poter toccare parti dei bambini che fanno parte del quotidiano e delle emozioni e di tutto quello che un bambino prova, e quanto può essere potente questa porta di accesso spesso per sentire più vicino un'identificazione, che poi è la parte che ci fa avvicinare e ci fa capire che tutto questo non è così lontano, è successo un tempo, non è successo ad altri. È successo a qualcuno che poteva essere molto simile a noi, molto simile a me, piccolo, che vengo a scuola, che faccio una determinata vita, no? E quindi questo secondo me è davvero molto importante. E le parole e i libri sono in questo, quando sono giusti, giusti nel per me giusti, ecco, questo lo dico partendo dai miei riferimenti, diciamo, di studiosa dei processi della psicologia dello sviluppo, giusti se sono giusti quelli che incontrano più adeguatamente le competenze che un bambino può avere. È chiaro che parlare di una complessità come questa, no? Noi immaginiamo che, come già accade, quindi voi sapete benissimo, sicuramente può riguardare dei bambini che sono più bambini in età scolare, quindi dai 6-7 anni, non perché prima non se ne possa parlare, ecco, ma sicuramente il modo in cui stasera stiamo condividendo è un modo che può trovare una mente più preparata, perché è così nello sviluppo, una mente più preparata solo a partire da delle strutture che meglio possono contenere, comprendere e respirare in un modo più allargato, e tutto questo noi ce l'abbiamo solo a partire da appunto i 6-7 anni, ma in realtà ce lo abbiamo e possiamo su questo pensare di allargare la comprensione solo ed unicamente se c'è un'interazione significativa con degli adulti che accompagnano il processo. Io insisto su questo perché non si possono lasciare i bambini da soli su certi temi, anche se
abbiamo indugiato con loro profondamente. Cioè, quindi è davvero molto importante che anche su questo, sulla comprensione, sull'identificazione e identificazione che può essere più profonda proprio da quell'età in poi, perché i bambini iniziano ad avere anche una maggiore consapevolezza di quelli che sono i loro stati emotivi e quindi ne attribuiscono più facilmente anche all'altro. Quindi diciamo quello che noi più tecnicamente chiamiamo la teoria della mente, no? Quanto la nostra mente inizia a diventare più capace di pensare pensare i pensieri. E quindi noi immaginiamo che un bambino molto piccolo possa assolutamente accedere ad una comprensione, ma la complessità e quindi anche gli aspetti più spaventosi possano essere sicuramente meglio contenuti e contestualizzati, che è quello che anche ci interessa, no? Cioè contestualizzare tutto quello che poi è accaduto rispetto a tutti i nessi in un'età successiva. Sì, io credo che assolutamente il libro, come mi è successo di dire in altre situazioni, è un veicolo prezioso e unico rispetto alla sollecitazione di aspetti che riguardano appunto la comprensione emotiva. Io prima dicevo, prima di una certa età, noi non sappiamo che i bambini non possono accedere ad una profondità di comprensione rispetto all'altro perché non ci sono le strutture. Posso aggiungere che in realtà leggere insieme a qualcun altro e farlo fin da piccolissimo mi abilita e mi dà una possibilità di fortificare. Se l'altro mi sa sollecitare, quindi non è leggere con qualcun altro, ma leggere con qualcun altro che effettivamente sta con me in quella lettura, sollecitandomi su aspetti che non riguardano solo il concreto, ma che per esempio mi iniziano a far spaziare anche su quegli aspetti più interni, più sentimentali, emotivi, sia positivi che negativi, perché i bambini riescono a metabolizzare questo se noi siamo in grado anche di fargli sentire la possibilità della coesistenza di questi aspetti e non siamo noi stessi spaventati da tutto questo e quindi lo facciamo vivere al bambino come una possibilità che esiste, ma che è possibile vivere. Quindi il libro come veicolo prezioso, potente di allargamento delle competenze emotive, di sollecitazione di un lessico anche psicologico, quello che noi diciamo è più facile trovare bambini empatici, nel senso non solo del buonismo che si è diffuso, ma di qualcuno che riesce a mettersi nei panni dell'altro e quindi a condividere qualcosa, se io sono stato sollecitato dalle persone significative intorno a me a immaginare, attraverso il libro, che su questo è davvero prezioso, le possibilità che quel personaggio stava vivendo e provo ad entrare nella mente dell'altro e ho un canale per farlo. Quindi, diciamo, su questo posso contare su quello che è uno sviluppo potenziato e io insisto, potenziato se condiviso, perché il libro rispetto ad altri pretesti d'apprendimento ha la possibilità di essere maggiormente condiviso. Il bambino che si mette e gioca, come sappiamo benissimo, con un videogioco diventa sicuramente potente sulla sua intelligenza no? Fluida, ma ahimè si perde tutta
tutto quell'aspetto che invece è così prezioso rispetto invece alla comprensione della realtà, alla comprensione degli altri, che per noi esseri umani è praticamente la nostra natura più importante, cioè come è la nostra patente per stare al mondo. Quindi diciamo in questa occasione c'è un livello che si interseca. Devo essere pronto per ricevere l'inascoltabile, nel senso che lo devo ricevere attraverso le giuste parole e il giusto accompagnamento, e d'altro lato grazie a questo livello, e quindi una lettura e una condivisione, io mi fortifico e cresco e mi nutro di qualcosa che davvero noi sappiamo attraverso le ricerche può essere molto molto potenziato e accresciuto. Io mi fermerei. Rapidissimamente c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda a Paolo proprio in velocità, se no tratteniamo ancora qualche minuto le nostre ospiti. Ringraziarlo per i meravigliosi libri che pubblica, perché sono veramente dei gioielli, ecco. Grazie. Poi ci aggiorniamo, poi ci sentiamo. Ti ringrazio. Allora, non so appunto se ci sono domande. Prego. Allora, no, vabbè, io ho apprezzato tantissimo ovviamente tutti gli interventi. È un argomento che mi appassiona molto, questo, sia perché sono un amante degli albi illustrati, sia perché il tema del ebraismo, eccetera, è un tema a cui sono molto legata. Però ecco, sul tema Shoah e albi illustrati in generale non sono d'accordo, nel senso che ancora non ho deciso esattamente che posizione prendere, però tendenzialmente no, nel senso che i rischi che io ho colto anche ascoltandovi sono fondamentalmente questi. A parte la difficoltà di parlare a un bambino del fatto che esistito un posto in cui i bambini venivano sterminati immediatamente appena entravano, cioè non avevano il tempo di viverci in quel posto, e quindi mi chiedo come si possa fare. Vabbè, al di là di questo, diciamo, quello che mi colpisce negativamente è il fatto che ogni volta che si parla di Shoah a un bambino si sente il bisogno di ricorrere a delle strategie che alla fine sono fuorvianti, cioè sono depistanti, nel senso che necessariamente, ok, bisogna insistere sul fatto che questo bambino in qualche modo immagini e si identifichi, in qualche modo provi empatia per la vittima, ok? Ma per fare questo occorre avvicinare la vittima al bambino e allora ecco, bisogna ricorrere al fatto che quel bambino era normale. Lei ha insistito molto nel dire il bambino Lev era un bambino normale. Il problema è, ma se il bambino non era esattamente, tra virgolette, normale, se era il bambino che ci immaginiamo figlio di un Hasid, con i boccoli, col pastrano nero e con tutto quello che è intorno a questa idea che ci siamo fatti, il bambino ultraortodosso, le cose come sarebbero state? Cioè, abbiamo bisogno di normalizzarlo il bambino per far provare empatia a un suo coetaneo? Però quello che succede, nella stragrande maggioranza dei casi è quello che succede. Cioè, quando lei ha detto che appunto che non possiamo parlare soltanto dei giusti, ma dovremmo parlare anche degli infami, di fatto sia nella cinematografia che nella letteratura prevale l'eccezione alla luce della quale poi finiamo per analizzare il tutto. Schindler's List. Abbiamo bisogno del giusto, però il rischio è che alla luce del giusto analizziamo tutto, anche quello che non era giusto, anche quello che era infame. In generale,
Mi ricordo ad esempio una serie televisiva molto, molto bella su Enzo Sereni, in cui c'è di Rulli e Petraglia, in cui c'è una scena in cui praticamente Enzo Sereni si salva perché incontra un nazista che apprezza il fatto che lui parli il tedesco, quindi era un bravo tedesco. E lui si salva per questo, così come nel Pianista il protagonista si salva perché incontra il nazista che apprezza Chopin, le sue esecuzioni, eccetera. Ma se invece di incontrare Enzo Sereni il nazista avesse incontrato il rabbino, quello ultraortodosso, eccetera, come si sarebbe comportato? Cioè, era accettabile che poi il nazista, insomma, avesse un comportamento diverso? Cioè, perché dobbiamo passare attraverso questo processo di normalizzazione per parlare della Shoah e dell'ingiustizia e rischiamo così quindi di perdere il punto, cioè di perdere di vista il centro dell'argomento, che è la specificità della Shoah, cioè la specificità delle vittime. Le vittime della Shoah non sono stati soltanto gli ebrei assimilati della Germania, della Repubblica di Weimar, sono stati milioni di gente reclusa nei ghetti, gente pulciosa e sgradevole e fino allora disprezzata e fino allora considerata reietta. Cioè, non so se sono riuscita a trasmettere.